Ciao ragazzi, oggi siamo a Reclaim, un posto meraviglioso che amo particolarmente perché tipico. Perché anche se adesso devo fare tutto il tipo con la camicia, il maglioncino e tutto, in realtà sì, il riportino perfetto. Stavo dicendo, anche se voglio fare il tipo, in realtà conservo sempre dentro di me un grandissimo hipster, quello là di qualche anno fa che aveva i baffi a manubrio. E volevamo condividere con voi, cioè, tutto quello che c'è qui, perché in realtà c'è davvero tanto, a parte che è un posto multietnico, e pieno di vita, pieno di gioventù. E voi direte, e tu che ci fai là? Vabbè, io ho la scusante che ho lei che è più piccola di me, mettiamola così, no? Ma a parte gli scherzi, ci stanno persone veramente di qualsiasi tutti età. Tipi, sì. Allora, in pratica ora stiamo per entrare in un enorme posto dove ci sono cibi di tutte le etnie. Di tutte le etnie. Ad esempio, avete mai provato il cibo etiope? Lo trovate? Il cibo, non so, cinese, giapponese, ma quelli sono quelli più sdoganali, l'indiano. Il vietnamita, cubano, africano, dello Zimbabwe, di Nicaragua, del Panama, quindi Centro America e Sud America, insomma c'è l'impossibile, l'imbarazzo della scelta. E la cosa, a costi tra l'altro contenuti, sì, anche perché si sta parlando di street food. Mercato. infatti secondo me questo è il posto migliore dove provare qualsiasi tipo di street food. Tra l'altro, piccola nota, quando uno pensa ad andare in un posto un po' più alternativo, in genere a Londra si pensa a Camden Town. In realtà chi vive davvero Londra, a Camden Town ci va una volta ogni milione di anni. Perché? Perché fondamentalmente Camden Town è prettamente turistico come quartiere, mentre invece se state cercando qualcosa di più genuino, qualcosa di obiettivamente più reale a Londra, dovete venire a Brick Lane. Vabbè, andiamo? Facciamo un salto dentro e vi facciamo vedere qualcosina. Yeah. Giuliana, che ne pensi? Che ne pensi? Oh, è il posto più bello del mondo, soprattutto verso le due. Mamma mia. Si apre proprio l'appetito. Che hai fatto? Che è successo? Si apre proprio lo stomaco. Veniteci. Assolutamente. E tra l'altro, veramente potete mangiare spesso anche quasi gratis, perché vi offrono un sacco di cose per provare. Di culture, di artisti, ci sono un casino di murales ovunque, è bello,
è bello. Adesso venite con noi e andiamo a fare un giro per il mercato. Ma io ho fame. Dopo, dopo. Va bene. Per la serie, Julie, per la serie che a Londra piove sempre e soprattutto che la gente non sa come rilassarsi. No. Ecco qui, Brick Lane. Poi è un posto fighissimo. Avete notato il Pokémon lì su? Cioè, ma proprio è una figata. Poi, tra l'altro, qui ci sono tantissime opere di Banksy, il famoso artista di strada che fa i murales, lo sfondo talvolta, spesso politico. E insomma, dopo che abbiamo mangiato una cosa buonissima, ragazzi, tra l'altro ve lo consiglio. Allora, abbiamo mangiato dopo mie numerose lamentele, perché non volevo mangiare, invece Antonio mi ha trascinata. Abbiamo mangiato un hot dog che va da qua a qua. Buonissimo, per la modica cifra di 6 sterline, e ci hanno dato anche... Fammi parlare. Mi scusi. Allora, abbiamo mangiato questo dog di queste dimensioni, da qui a qui, con un wurstel enorme. Con un wurstel enorme, un senape, ketchup e roasted onion, quindi cipolla arrostita. Bella, tutta sopra. Per la cifra di un hot dog più una bibita, 6 sterline, quindi molto conveniente. Quindi, cioè, il senso è che se venite e magari volete, ecco, sto diventando, stiamo girando. Ecco. Il senso è quindi che se volete risparmiare qualcosina e volete fare una cosa alternativa un giorno, spendendo davvero poco, venite a Brick Lane. Yes. Definitely. Ci vediamo al prossimo video, mettete un mi piace, lasciate un commento e fateci sapere che cosa ne pensate di Brick Lane e...